brava. La piccola era via con lui nel treno. La cameriera all'improvviso aveva chiesto un giorno di libertà. Faceva così bel tempo, degli amici l'avrebbero portata in campagna. Elisetta non osava negare a nessuno di essere per un giorno felice. Poi, restare sola in casa. Sola davvero, per la prima volta. E farsi tutto da sé, pulire le stanze, prepararsi da mangiare, le era parsa una grande felicità. Non sarebbe mai più capitato in tutta la sua vita. Dalla via, il rumore della bella giornata diventava eccitante. Continuamente passavano frotte di biciclette, frotte di bimbi, e pareva che il sole, le nuvole, le foglie del viale vicino mandassero anch'esse squilli, tintin, suoni di musica che passavano, di tramvai che scampanellavano. Elisetta lasciava la sua gola cantare tutte le frasi più tenere dell'amore musicato. Amami, baciami con passione, prendimi, stringimi con ardore. Ma non era tradire Paolo questo? Ma Elisetta non voleva tradire Paolo. Ella voleva essere tutta la felicità di un uomo e le basta per un giorno. Tradire, sicuro, era tradire ciò. Ma perché non tradire una volta? Mai dovrò baciare un altro uomo? Vedere un altro che si inginocchia dinanzi a lei come già Paolo? Per una volta baciare un altro. Accompagnandosi con il motivo di una canzoncina in voga, fece due giri di Charleston. Si accorse che qualcuno la guardava, qualcuno di ben noto e forse a lei caro. Era bello. Paolo sembrava un vecchio dietro a lui, un papà di lui e di lei con i suoi capelli già grigi. E quante pazzie avrebbero fatte ambedue giovani se egli ora entrasse nella casa dove Elisetta era sola. Dio mio, ma perché non chiamarlo davvero? Un giorno come oggi non tornerebbe più nella sua vita. Ma ciò era una pazzia. Scappò in cucina, rinchiudendo con fragore le invetriate. Rise. Che matta, pensò. Andò allo specchio, si incipriò, poi si passò il rosso sulle labbra, poi guardò il letto. Ecco, qui forse fra 10 minuti starebbe con uno sconosciuto, a gambe e ventre scoperto. In cucina aveva aperto il rubinetto dell'acqua per non udire, per non udire. E tipi su col cane in me a cantare. Ai ai. Sono appena le 6. E tu, Ibsen, non hai paura tu, eh? Tu mi guardi, bello certolino. Oh, hai mangiato l'insalata? Ingordo, ingordo, hai la pancia che sembra un palloncino. L'idraulico. Ma io non ho bisogno dell'idraulico.
avanti, cavaliere, per carità, si accomodi, si accomodi. Cosa vuole vivere soli? Si finisce col diventare così diffidenti. E poi con certi tipi che frequentano il quartiere, non so se mi spiego. No, anzi, per carità, è un vero grande piacere per me, un regalo, le dico. Ma lo sa, cavaliere, che lei è un portento. Da quando ci conosciamo, quanti anni saranno? Almeno 15. Lei è sempre identico. Ma no, vi giuro, se non fosse per quei capelli bianchi, è un giovanotto. Adesso lei non ha che da rimanere quieto. Io non voglio sapere niente. Le carte parleranno. Ma non c'è nulla di male se lei mi dice qualche cosa. Un doloretto di cuore? No, non intendevo malattie. Si vede che lei è sano come un pesce. No, intendevo dolori, pene di altro genere che alle volte sono peggio. La carta prima. La carta seconda, le prime due non contano. La casa, l'invidia, l'amore, il prete, la gobba, il pittore. Lei ride? Io sono qui che le spiego le cose con pazienza e lei ride? Ma perché ride? E la smetta di ridere, se non ci credeva allora perché è venuto? Ma che cos'ha, cavaliere? Lei trema. Poco fa rideva e adesso trema. Su, vi faccio vedere il suo destino. Cavaliere, ma qui c'è un segno. Sì, piuttosto grave, un segno orribile. Se non la conoscessi da tanti anni avrei paura, giuro. Un segno identico l'aveva. Cosa fa? Andiamo, la mia età, aspetti almeno un attimo che... Così mi soffoca, impazzito! Assassino! Maledetto, è lei dunque, è lei il mostro! Dio, Dio, devo... Allora le carte avevano ragione. Avevano ragione.